Noi oggi siamo veramente onorati di essere qui. Il rapporto fra il pubblico e il privato rafforza la qualità della sanità e dà sì a una sanità migliore alle famiglie. Noi siamo qui per un obiettivo, era nostre visioni del 2020-2030 di venire verso il sud, e però non possiamo non mancare in Sicilia, perché pensiamo alla Sicilia, Palermo è un hub mediterraneo che non può non esserci. Il nostro interesse è quello di partecipare quanto più possibile e quanto più siano aperte le amministrazioni regionali a queste partnership pubblico-privato, dove coniugare l'efficienza e l'efficacia delle cure all'efficienza dei numeri, in modo che il sistema sia compatibile ma abbia le migliori cure per tutti, attraverso appunto clinica, ricerca e formazione. Ci sono tante potenzialità che dobbiamo sviluppare, ma siamo fiduciosi che con il tempo, già in questi primi mesi di attività, riusciremo in quello che ci siamo prefissi, e cioè di fare dei numeri, di avere ottima qualità, di offrire una cura con amore ai piccoli pazienti e alle loro famiglie dietro, l'internazionalizzazione, la produzione scientifica. Quando parlo di internazionalizzazione, la Sicilia è una portaerei al centro del Mediterraneo. Se i pazienti dall'Egitto, dalla Tunisia, dal Marocco, dalla Libia vengono a Milano, perché non dovrebbero venire a Palermo?